L'arte e la scienza sono due modi diversi, ma complementari in fondo, di guardare al mondo. Il punto di contatto più ovvio è lo studio delle figure. L'arte spesso è figurativa o perlomeno si interessa di forme, e una parte della scienza, in particolare una parte della matematica, in particolare la geometria in tutte le sue forme, si interessa anch'essa delle stesse cose. E sono due modi diversi, appunto, come dicevo, però complementari fra loro. I don't think, I mean, art and science are very different. You know, it's not very useful to mix them up. They do different jobs, but they're all part of human nature. One reflects more our intellectual, rational properties, because we need to investigate the truths behind our reality. And the other one, though, is to give language to that. You know, art lives off science, lives off knowledge more than science. But knowledge and science doesn't mean anything without art. You need images and you need psychology and you need more than just the simple facts, because the simple facts don't impress us sometimes. Io credo che i matematici e gli scienziati più in generale abbiano una visione del mondo che è molto simile a quello anzitutto dell'uomo normale e poi dell'artista, solo che ha qualche aspetto in più. Cioè non è che noi togliamo o facciamo qualche cosa di opposto o contrapposto alla visione comune o alla visione artistica, aggiungiamo in più degli aspetti che sono appunto quelli quantitativi. Quindi la scienza è un'aggiunta, diciamo così, non è una sottrazione all'arte. I don't really believe in, well, I don't actually appreciate art being made out of scientific images. I know science is always producing new images for us, but and they have had a cultural influence in general on that. But my own work is to do with my direct observations of things, but of course with an accumulation of about what's going on in underneath the surface, and that is given to us by sciences, of course, yeah. Credo che la diffidenza che c'è nei confronti della scienza è la diffidenza verso qualche cosa che è inoppugnabile. È chiaro che la gente vuole avere opinioni e purtroppo la scienza non permette di avere opinioni. Molta gente non accetta questa costrizione della verità.